Daniele. Troppi saponaro in giro. Beh, sì, quando vengo qui a inaugurare questa manifestazione non posso non ricordare come al posto di quei ragazzi in maglietta che oggi stanno qui, all'epoca c'ero io che organizzavo insieme ad altri ragazzi miei coetanei la prima edizione, ecco più o meno con lo stesso stile, quindi si fanno vacanze più corte, si viene, non si dorme la notte, si fatica tanto tutti insieme, si fa festa e si costruisce qualcosa di importante. Devo dire che dopo tanti anni vedere il risultato fa un po', diciamo, bene anche al morale, anche personale. Insomma, uno dice, beh, qualcosa di buono nella vita ho fatto e ho lasciato e ho trasmesso a chi è più giovane. Se pensiamo che oggi alcuni dei ragazzi che stanno qui a costruire Atreju non erano nati il giorno della prima edizione, questo comincia a dare lo spessore e la profondità di questo percorso. Che è un percorso importante, io voglio ricordare un po' la scintilla che nacque, come nacque, perché nel 98 Azione Giovani era nata da nemmeno 2 anni, era una fase in cui anche all'epoca la destra si interrogava molto su se stessa, sulla propria dimensione, perché era da poco uscita da una interminabile stagione di ostracismo e di ghetto. Da quel ghetto si era usciti con la grande forza che ci si portava dietro appunto di questa lunga stagione, c'era stata Tangentopoli, la destra italiana era uscita vittoriosa e immune da quella diciamo, pessima stagione della politica italiana e si presentava con le carte in regola per governare. Nasce quindi una stagione nuova nella quale però molti si portavano dietro un po' i meccanismi mentali e persino la nostalgia del recinto e del ghetto in cui era cresciuto e si temeva che questa stagione, appunto, in cui la destra avrebbe potuto governare avrebbe fatto disperdere i suoi valori. Dibattito infinito dentro anche il mondo giovanile su come si dovesse affrontare questa nuova stagione. E a un certo punto la classe dirigente di cui io facevo parte all'epoca di Azione Giovani decise che era finito il tempo delle discussioni intorno al proprio ombelico e che bisognasse sfidare in campo aperto il mondo intero. E quindi la festa della gioventù di destra doveva diventare una grande occasione da fare in una piazza enorme, quindi Roma era un po' l'esempio della città più grande, sotto i riflettori della pubblica opinione, quindi invitando chiaramente, esponendoci al pubblico e confrontandoci non solo con noi stessi, ma anche col nostro avversario. All'epoca c'era un governo di sinistra, il governo Prodi, i ministri di quel governo passarono tutti per questi palchi e vennero tutti, diciamo, affrontati e processati dalla gioventù di destra e chiamati a rispondere delle loro politiche. Cioè c'era un'identità culturale della destra italiana e della destra giovanile in particolare che non aveva paura di confrontarsi con il mondo, di mettersi in discussione, di affrontare i problemi nuovi e di farlo alla luce del sole. Qualcun altro invece, legato un po' come sempre, esistono sempre, al durismo e purismo declamato e magari un po' mal praticato, diceva che invece bisognasse ripetere ancora le stagioni delle feste chiuse, dove si dovesse stare lì a interrogarci sull'identità, l'identità, l'identità, e quindi questa formula appunto un po' chiusa che nascondeva al mondo un po' la nostra cultura e i nostri progetti, la nostra politica. Beh, non è un caso, se posso togliermi qualche sassolino dalle scarpe, che molti di quelli che dicevano questo oggi stanno nel nuovo centrodestra, di cui ha appena ricordato Pasquale Maietta, con chi governano e con chi stanno, sempre a proposito appunto di identità e di percorso. Io invece sono fiero e orgoglioso di aver spinto un mondo all'epoca ad aprirsi e a non avere paura appunto dell'apertura e del confronto. E se dopo 20 anni di tutta quella costellazione, galassia e percorso della destra italiana, l'unica cosa che rimane, come ricorda Giorgia Meloni quando la inaugura, è Atreju e quindi offre Atreju come luogo in cui quel mondo, chi vuole ancora fare una politica e una cultura di destra, qui trova il luogo in cui poterlo fare e da cui poter ripartire, è perché evidentemente facemmo bene, e vedo ancora qualcuno magari senza più i capelli in testa di quella generazione,
che fece questa scelta, che affrontò questo dibattito, vinse questa discussione all'interno e diede alla gioventù italiana di destra un luogo appunto dove potersi fare le ossa, e io spero che i giovani di destra che ci sono oggi continuino ad avere quella stessa capacità, quello stesso coraggio, quella stessa voglia ed entusiasmo di affrontare a viso aperto tutti e di sapersi mettere in discussione, di non avere mai paura del confronto, dell'apertura della discussione e della politica vera fatta a viso aperto. Grazie a tutti, buon Atreju, buon lavoro a tutti. Grazie Marco. Prima di chiudere, come tradizione...